fare, si può tranquillamente fare tipo radio, dipende quale. Quale radio? Quale radio è? Ma infatti io a Marco gli avevo chiesto, vieni per favore domani alle 2 alle prove, e dovrebbe venire, ma sì, non lo so. Al limite viene, se anche non ci sei tu, non so, ci interfacciamo con sì, lui. Sì, ma io guardate, sapete come la penso, io sono uno strumento come il contrabbasso, come il violoncello, ma che... Beh, comunque siamo tutti gli strumenti, in questo caso con Morgan che deve dirci come dobbiamo suonare. Sì, sì, sì. Vabbè, speriamo che arrivi sul pezzo suo. Hai sentito il pezzo? Io l'ho portato il CD con quello che ha mandato Morgan. Ah, ok, allora dopo quando tocca a lei lo ascoltiamo. Sì. No, no, ce l'ho anch'io nella mia mail allora. Cosa ci canti? Sergio Endrigo, canzone per te. Sergio Endrigo. Il pezzo originale è... La festa appena incominciata. Però io non la farei così bassa. Per cui, provalo. La festa appena incominciata è già finita. Il cielo non è più con noi. È stato tanto grande ormai. A Noemi abbiamo assegnato una canzone di Sergio Endrigo, si intitola Canzone per te, ed è una canzone che al primo ascolto potrebbe risultare una canzone antica, perché ha un certo tipo di suono molto antico, come ascoltare nel jazz il Dixieland. In realtà tutte le canzoni, le belle canzoni, quelle che si basano su una bella melodia, degli belli accordi, soprattutto un bel testo, sono canzoni che non sono né antiche né moderne, sono come i grandi capolavori, attraversano il tempo, no? Quindi sono antiche, sono contemporanee e sono anche futuribili. Ragazzi, non mi ricordo bene la linea melodica, che stesso... Allora, chissà, abbiamo detto che... Certo, cazzo, è una donna. Sì, sì. Lei fa cosa cantate? Festa appena incomincia. La minore. No. È già finita. Il cielo non è più con noi. Il nostro amore era invidia di che solo era il mio orgoglio, la tua allegria. Se tu fai quei film anni 70, no? Io la volevo un po' ringiovanire. No, ti prego, dai. Cioè, ringiovanire non vuol dire niente. No. Prima la suoniamo e poi prima dobbiamo saperla, perché è una canzone che ha 2000 accordi, che è una canzone, è un classico, quindi se ti faccio fare Yesterday, tu non ringiovanisci un bel... Fai prima Yesterday e poi dopo vediamo se ti viene da mettere un luppettino, così. Però adesso dobbiamo saperla prima. Per cui, cioè, cosa vuol dire ringiovanirla? Magari la suonano già giovane, perché sono giovani, cioè, voglio dire, non sono gente degli anni 40, cioè, per cui la suonano già giovane, dai. Allora, ma quello lo puoi fare tu con la voce, cioè gli dai un modo diverso. Magari un accompagnamento. L'accompagnamento deve essere flat, accordi giusti e beat giusto, per cui tu riesci a cantarla. Cioè, però... Ok, allora gli accordi. Tornami te. È stato tanto grande. E questo è Endrigo proprio, cioè così. Per cui è una roba pazzesca, altro che il Radiohead, no. Nessuno scrive più un cazzo di strofa con queste armonie. Cioè, vai avanti, maestro, cambiare. Che mi piace. Vai avanti, che mi piace. È stato tanto grande ormai, e qui bisogna partire che il violoncello fa. Me, na, 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 fa questa cosa, non sa morire. No? Mi piace dire le cose come stanno, mi piace sentirmi dire le cose come stanno. Quindi anche quando lui mi dice che
che devo stare zitta e devo ascoltare, devo aspettare, preferisco che sia così diretto con me invece che dirmi giri di parole. La festa è appena incominciata. È già finita. No, ci sei tu qua. No, a me così, Marco, cioè, è brutto. Aiutami, no, a farmi piacere sto pezzo, ti prego, aiutami. Perché lo devo cantare io, e lo devo sentire, non lo sento per un cacchio così. Cioè, non, ti prego, aiutami. Cioè, dimmi una proposta, io non riesco a capire. Per me questo pezzo è come dire, questo trasformatore, cioè, è questo trasformatore. Tu mi hai detto, no, ma lo facciamo in un modo diverso. No, ma lo aspetta, facciamo, ma prima bisogna conoscerlo, Noemi, conoscilo che poi lo cambiamo. Grazie, conoscilo. No. Cioè, per me è pesantissimo, è lontanissimo. È la Divina Commedia pesantissima, la devi sapere. E non puoi dire che non la vuoi fare così, perché è quella lì. Cioè, non è che dici nel bel centro del cammino della mia strada, no, nel mezzo del cammino di nostra vita, mi ritrovai non per un bosco, per una selva oscura. Cioè, poi tu, se puoi fare la poetessa, scriverai quel c***o che vuoi, ma se si fa la Divina Commedia, si fa quella roba lì. Cioè, questo intendo, non c'è niente di male, lo cambieremo, ma prima faglielo conoscere a sti ragazzi. Conosciamolo così e poi dopo dici, senti qui, anziché far così facciamo cos'ha, ma se tu non sai far così non puoi far neanche cos'ha, è questo che ti dico. Cominciamo a tirar giù quello che c'è, poi cambiamo tutto quel che vogliamo, però facciamolo una volta, cioè capiamo com'è sto pezzo, perché se no è una scusa per dire questo pezzo io non lo voglio proprio affrontare, cioè non lo affrontiamo, facciamo direttamente una deformazione di questo pezzo, che, cioè, allora ne facciamo un altro, va bene? Però secondo me, se tu ti fidassi, sarebbe una gran figata, perché è un pezzo molto bello, che tu canteresti molto bene, la gente ti applaudirebbe alla grande, potresti anche vendere un sacco di dischi se tu cantassi sto pezzo, però non lo capisci perché sei limitata, perché questo è il tuo limite, perché e sei chiusa proprio, sei chiusa, cioè non vuoi dire, vabbè, non lo conosco, proviamo, se no, cioè, no, dai, mi dispiace. Proviamo. Dai, almeno questo, poi mi dici tutti i cambiamenti che puoi fare, cioè, puoi fare tutto quello che ma vuoi. Ma non lo so, ma che ne so io, sulla vabbè. Base di questa roba qua. Cioè, la confidenza per potersi dire le cose in faccia, anche in malo modo, senza che nessuno delle due se la prenda. Perché credo che lui sia un po' come me, che sì, magari se la può prendere, però è di memoria corta, insomma, si dimentica sempre subito degli scontri. E poi queste sono cavolate, insomma, non è che c'è stato sto coso. Io all'inizio non mi piaceva il pezzo, poi all'inizio lo sentivo parlare, sentivo gli accordi, pensavo, oddio, no? Invece poi, insomma, dopo che abbiamo discusso, ho iniziato a parlare. Mi ho fatto sentire tutte strette, cioè, io lo apprezzo quando mi parla e mi dice le cose in faccia tranquillamente. Cioè, dopo uno, cioè, se tu c'hai una cosa sullo stomaco, non la dici, poi ci stai peggio, cioè, se tu la dici, magari uno discute, però poi stai bene. Siamo tutte e due da paura, tutte e due sappiamo cosa pensa l'altro. Io sto cambiando idea sul pezzo, non è bello lavorare così, a me piace un sacco.